Io spero che siate tutti motivati per questa serata, perché è una serata piena di gravità, quanto a contenuti. In Sardegna, o per la Sardegna, i documenti che si sono trovati sull'isola sono stati o negletti, abbandonati, si è fatto finta di nulla, e questa è classica della Stele di Nora, e gli altri. Quando li hanno tradotti, alcuni li hanno tradotti benino, altri li hanno tradotti male. E va bene, io sono stato fin troppo cattivo nella mia postazione Facebook e non solo, dicendo che la Sardegna soffre di una convenzio ad excludendum, che detto all'italiana significa una cospirazione per escluderla da ogni canale culturale del Mediterraneo. Io sono convinto di questo, ma me ne sono convinto dopo tanti anni di studi, perché prima ero ingenuo, non ci credevo. Per esempio, vedete tutti cosa c'è lì? Questo è un vaso greco, uno dei più antichi, dove ci sono caratteri fenici. Però cosa succede? Che nell'esaminare i caratteri più antichi della lingua greca, perché questa è lingua greca, tutti gli studiosi del mondo hanno detto: questo è il greco più antico, espresso con caratteri fenici, ma è lingua greca. Tutto questo l'hanno detto per tutti i popoli del Mediterraneo, anche per ciò che hanno trovato di similare presso gli Etruschi, presso i Romani, perché tutti i popoli antichi scrivevano con il primo alfabeto che apparì nel Mediterraneo, fu quello semitico, quello fenicio. Ho spiegato che cos'è l'alfabeto fenicio in altre parti, in altre riunioni. Non posso fare tutto stasera perché devo lavorare su tre documenti. Dico solo che la Sardegna, l'ho spiegato tante altre volte, è stata esclusa da questo coro che dice che quel documento scritto in fenicio è scritto sì con caratteri fenici, ma dal popolo che abitava o abita nel luogo dove fu trovato il vaso o il documento. In Sardegna si sono trovati documenti scritti in fenicio, però si è sempre detto che sono arrivati i fenici a scriverci, che noi eravamo dei trogloditi che non sapevano scrivere, non pensavano, non facevano nulla. Senza tener conto neanche che noi già 1000 anni prima, 800 anni prima o roba del genere, avevamo fatto dei nuraghi che ancora oggi gli specialisti sostengono che sono di così difficile costruzione che sono parificabili a dir poco alle piramidi, non per grandezza ma per complessità. Per cui evidentemente quelli che sapevano costruire con regole matematiche ponderose e precise questi nuraghi non sapevano parlare, non sapevano scrivere. Io questo lo dico sempre perché è una situazione a dir poco paradossale. Conventio ad excludendum, chi ha studiato il latino mi capisce al volo. E noi come studiosi, io come studioso questo devo dirlo e devo farlo registrare anche dappertutto su YouTube. Intanto, perché non è possibile continuare con questa storiella che fa malissimo non solo alla cultura sarda, ma alla cultura mediterranea. Questo è un guerriero Peleset, filisteo. Tenete conto che in realtà questo è il Sardus Pater. Con quel cappello di piume, se lo osservate bene, poi vedremo altro, se lo osservate bene, identico a quel cappello di piume, abbiamo anche altri bronzetti nuragici, per cui si capisce che questo diadema, chiamiamolo così, in capo al Sardus Pater, di cui ho parlato abbondantemente in altre conferenze, questo diadema non so come chiamarlo, lo chiamano Peleset, lo chiamano Filisteo e va bene, ammettiamolo. Vedete, i Filistei erano questi. Però poi li chiamano anche Sardana, perciò si decidono loro. Durante il regno di Ramses III, nei canali del delta del Nilo, la flotta degli Sardana e dei Peleset che erano assieme,
persero la guerra e furono imprigionati. Eccoli qua. Hanno lo stesso diadema che abbiamo visto prima in capo al Sardus Pater. Io nelle altre conferenze ho spiegato che il Sardus Pater era, non posso allungarmi qui, il dio eponimo della Sardegna. Sardus è un nome di dio prima di essere un nome di, attualmente è cognome, prima di essere nome di uomini o addirittura nome di donne, perché col nome Sardus, anticamente si diceva Sardò, venivano chiamate anche le principesse, per esempio la moglie di Tirreno, del principe Lidio, che si chiamava Tirreno, che scappò dalla Lidia, sappiamo per quali motivi, e andò a colonizzare alcune zone del Tirreno. Ecco, si chiamava Sardò, anche lei, era un nome noto in tutto il Mediterraneo. Questi sono chiamati Peleset. In realtà, molti non hanno analizzato questo nome. Io sono etimologo prima di ogni altra cosa, cioè sono specialista in ricerca nella ricerca del significato di ogni parola antica o che sia sopravvissuta oggi all'antichità. Peleset, vediamone l'etimologia. Premetto già che Peleset, come succede per moltissimi nomi di popoli e non solo, è un appellativo, cioè è una forma aggettivale che determina, che specifica la vocazione di quel popolo, o la qualità o il valore. Peleset in egizio, Filistin in ebraico, si dice che abbiano origine cretese i Peleset. Non discutiamolo qua, nella Bibbia sono citati come Filistini in Amos, abbiamo visto che combatterono con Ramses III, in Egitto Peleset Filistine, è un appellativo addirittura sumerico, deriva dal sumerico pil, sono tre parole, pil guerriero, esh acqua, pil esh e poi ed distruttore, demolitore. Pil esh ed significò guerrieri, distruttori che vengono dal mare. Come capite, è un appellativo che veniva dato a tutti i popoli del mare. Io questo ci sono arrivato indagando le etimologie, cosa a cui nessuno studioso al mondo è ancora pervenuto. Per cui l'origine ignota dei Peleset rimane ancora, e sfido che rimane, perché era un appellativo che è relativo a tutti i popoli del mare, i quali, guarda caso, fra l'altro conoscevano già la tecnologia del ferro. Infatti riuscirono a soggiogare gli ebrei per qualche secolo, prima poi di essere vinti, sappiamo in che modo, e di essere assimilati dagli ebrei. I Peleset, per cui io lascio il problema aperto, cioè chi erano? Erano sardi, probabilmente erano anche sardi. In ogni modo, questa descrizione del Sardus Pater, di bronzetti nuragici e del Ramses III che mette questi guerrieri sempre allo stesso modo con loro diadema di piume come un capo indiano, un capo pelle rossa, la dice lunga. Arriviamo velocemente alla Stele di Nola, che è il primo documento scritto dell'Occidente, non solo della Sardegna, ma dell'Occidente. Risale intorno al 950 a.C., ai tempi del re Salomone, per intenderci, ai tempi in cui i Fenici navigavano nel Mediterraneo e arrivavano in Sardegna. Io ho spiegato in altra occasione che i Fenici non erano altro che i nostri nonni, cioè erano i popoli del mare che dopo aver conquistato la zona chiamata Filistea o Fenicia o Cananea, poi ritornarono. Giustamente tornarono da dove erano partiti, perché avevano luoghi di commercio facilitati. Ecco perché i Fenici furono considerati sempre un popolo pacifico in Sardegna, non fecero mai del male, anzi, sappiamo anche come commerciavano. E i Fenici non erano altro che i nostri nonni. Infatti, la parola Giaiu, che significa nonno nel nord Sardegna, significa fenicio, perché quella parola è un aggettivale, come si dice, egizio. Gli egizi,
Gli egizi chiamavano la Cananea Yahu, per cui è chiaro che Yahu è un aggettivo relativo a quelli che abitavano in quella terra là, da cui prese il nome la parola Yahu, nonno, nel nord Sardegna. Yahu, eccetera. La Stele di Nora è il documento più antico del Mediterraneo e della Sardegna, però la conventio ad excludendum ha convinto tutti gli studiosi, tutti, ad escluderla dalle loro analisi, pur essendo in grado di farlo, perché è uno dei documenti più chiari dell'intero Mediterraneo, eppure ancora oggi ufficialmente si dichiara che è intraducibile. Io non solo l'ho tradotta, 2 ore ci ho messo, mica molto, quando mi misi oltre 10 anni fa. Però addirittura mi sono accorto che è scritta in antico sardo. Ve la leggo in antico sardo, poi ve la traduco velocemente. Lì c'è scritto: Bitur rasu sa de nugura, saca be Sardigna salom, ca salom saba, melcaten benu, subanu nugura lupumi. Fine. Sono 20 parole. Il problema di ogni documento antico è quello della separazione, di quasi tutti, poi ne vedremo già separati parola per parola, ma siamo già al secondo secolo avanti Cristo. Qua non si separavano ancora le parole, per cui il problema è sempre il solito: come separarle? Ecco, trovano quell'alibi gli studiosi per dire è intraducibile perché non sanno come separarle. È semplice, io le ho separate basandomi sui dizionari dell'antichità, perché senza il dizionario non si può fare nessuna ricerca linguistica. I dizionari esistono, viva Dio, basta utilizzarli. In questo caso, siccome si capisce che i caratteri sono fenici, chiaramente la prima mossa che uno studioso deve fare è quello di vedere un po' cosa dice il dizionario fenicio. Prenderlo e guardarlo. Se non basta, prendere e guardare il dizionario ugaritico, che era quello prefenicio. Se non basta, bisogna prendere tutti gli altri dizionari che sono delle lingue che sono preesistite e che ancora esistevano a quei tempi. Il babilonese, l'assiro, l'accadico, l'ebraico, eccetera. E vedere tramite quei dizionari che cosa se ne può cavare, tenendo conto che nei dizionari preromani si assiste purtroppo al fenomeno che ancora oggi circa il 10% delle parole non sono state tradotte, perché per tanti motivi di cui stasera potrò parlare, ma poco poco, molti vocaboli fino ad oggi sono stati intraducibili. Dunque, mentre io sono riuscito a cavarne piedi perché oltre il dizionario fenicio io appunto ho usato tutti quelli che ho letto e tramite quelli ho avuto dei riscontri la cui convergenza mi ha portato a tradurre con enorme facilità la Stele di Nora. Ci sono delle persone che hanno tentato la traduzione, alcuni sbagliando. Pur utilizzando bene i dizionari, hanno sbagliato, io nei miei libri lo spiego, perché la Stele di Nora l'ho spiegata in quasi tutti i miei libri, per cui chi vuole vedere la traduzione e il commento può aprire i miei libri e la trova. Io ho spiegato che chi ha sbagliato dopo aver aperto i dizionari era perché aveva diviso male le parole. Fine. Invece altri, o perché non disponevano del dizionario, ma io penso per altri motivi, hanno preferito tradurre questo documento di eccezionale importanza con la Cabala. Con la Cabala. La Cabala non c'entra nulla con i dizionari, non sto scherzando, naturalmente non ci sono riusciti, però chi li scrive questi libri sostiene che la Cabala è l'unico sistema per tradurre la Stele di Nora e non solo, altri documenti che presenterò fra poco. La Cabala, mentre io l'ho tradotto con i dizionari che dicevo, va bene, analizziamole. Dicevo, Bitur Rasu, iniziamo con la traduzione. Bitur Rasu significa il tempio principale. Bitu rasu, tenete conto che
I Fenici scrivevano come altri popoli dell'antichità senza le vocali, solamente con le consonanti. Bitu, ce l'abbiamo in Sardegna, intanto in accadico significa casa, no? Noi lo traduciamo come bitu, ma può essere anche bait, ci sono sempre due consonanti. Bitu significa casa, ma nell'antichità per casa si intendeva anche il tempio costruito con le pietre, perché normalmente le case antiche o erano delle capanne fatte di cuoio con le pelli degli animali, oppure erano fatte di frasche, capanne di frasche. E in questo caso, quando si parla di bitu, dopo un certo periodo, vuol dire che si intende esclusivamente le case fatte di pietra, a maggior ragione i templi. Bitu Raso significa il tempio principale, quello di Nora, perché ci siamo fermati qui. Tempio principale di Nora, Raso, e sono tutte parole sarde. Come dicevo, Bitu, ce l'abbiamo nella parola Bidda, per esempio. Molti sbagliano, dicono che Bidda viene dal latino villa, niente di più sbagliato. Per cui posso dire tranquillamente che Bitu viene appunto, ce l'abbiamo in Bidda, in Bidunie, che è un toponimo, in Bidoni, il nome di un paese, in Bide per indicare la vite, perché la vite nella più alta antichità, nelle foreste, faceva la sua tenda sopra gli alberi, proprio sopra gli alberi. E da lì nacque, dalla tenda, dal concetto di tenda, nacque quello che poi gli ebrei chiamarono Bait, Bait, come la nostra Baita montana, la stessa parola, ma la stessa Baita alpina. Bide è appunto Baita, dall'accadico Bitu, eccetera, che significa tempio o insediamento, insomma. Rasu, ce l'abbiamo in due parole fondamentali in Sardegna. Rasu significa eccelso, infatti abbiamo il Monte Rasu, che è il più alto, 1236 metri, il più alto della catena del margine d'oceano. E poi ce l'abbiamo anche nella frase pane e casu e bino a rasu. Bino a rasu, che non significa, come alcuni poco conoscitori della lingua sarda, non significa a raso. L'acqua è sempre orizzontale, a raso. No, significa al colmo, a rasu, al colmo. Qua ci sono due sci. Strano, vero, però per gli antichi non era strano. Quella di significa, quella di letteralmente, sa, lo diciamo ancora oggi in sardo. Quella de, noi tradurremo quella seconda S, sh, la tradurremo come de oggi. Perciò, cussa de Nora, eccolo qua Nora. Nugura, è scritto Nugura o Nogora, è uguale al nome del paese, del villaggio di Nugoro. Nugura, che anticamente veniva scritta Nuura con doppia U, anzi tre U addirittura. I semitisti lo scrivono con tre U. Nura, che significa bagliore di Dio, insomma. Bagliore di Dio, e tutto questo è collegato con i nuraghi, sono antichi altari del Dio Sole. E perciò Nora, Nuru, significa luce, letteralmente. Nuru o Nura significa letteralmente bagliore di Dio. Per cui Nora, oggi noi la chiamiamo Nora, adeguandola alla parola sempre semitica Nura o Nuru, che significa luce, bagliore. Però anticamente era scritta Nuru, da cui Nugoro attualmente, Nugoro. Quella U è una gutturale che è stata trasformata poi in Gu in Sardegna. Nuoro era chiamata così perché anticamente, nella più alta antichità, era un territorio benedetto da Dio. Usiamo questi termini, benedetto da Dio, perché se voi osservate la topografia di Nuoro, era un altopiano isolato da tutte le parti, che scendeva rapidamente verso Marreri e risaliva a un certo punto verso il monte Orthobene. Però era più che altro un altopiano, una specie di grande sella che era piena di nuraghi. Nuoro si è sviluppata inglobando e poi distruggendo al suo interno una serie di nuraghi. Ecco perché il territorio veniva chiamato Nuru, cioè letteralmente bagliore di Dio, sempre per onorare tutti i nuraghi che appunto erano altari del Dio Sole. Dunque, Nogora, Sha. Quella sa, noi diciamo oggi, sa
questo è H, che oggi pronunziamo K. Questa è una A, non si vede bene, ma è una A. Sa ca, noi lo diciamo ancora, quella che è, insomma. Sa che B Sharden. B, lo, ce l'abbiamo ancora oggi. Ci sono un sacco di parole in Sardegna con la B. Per dire Vistala, per esempio. Vistala, c'è. Vistala, no? Quel B è una B, un avverbio di luogo degli antichi, dell'antico linguaggio mediterraneo, che era tipico anche della Sardegna. Bindara, eccetera. Questo B ce l'abbiamo in migliaia e migliaia di formazioni. Per cui B è sempre parola sarda, Sharden o Shardan, dipende come lo vogliamo pronunziare, io direi, lo chiamerei Sharding, anzi, per meglio intenderci, siccome la parola Sardinia è una parola sumerica che significa letteralmente la terra dei sardi, Gna è una parola sumerica che significa terra, casa, letteralmente la casa Shardi dei sardi. Sardegna, perciò Sardegna, la casa dei sardi. Anticamente si diceva Sardegna, non Sardinna o che so io, no? O Sardinia alla romana. I sardi non avevano la gni e dicevano gna, punto e basta. Ecco perché loro scrivevano Sardinia, perché non potevano scrivere in altro modo. Shalom. Salute, cioè ho visitato in termini di pace, con volontà di pace. Ka shalom, chi augura felicità, salute, eccetera. Sa ba, b a, la esprimevano sempre i felici. E Saba, questo è il cognome più antico che abbiamo registrato nei documenti sardi. E Saba. M, questa non è M, M, Ka, Ton, Bum, figlio di Milcaton. Mi fermo qua, Milcaton è un doppio nome cognome, attualmente sono due cognomi, in Sardegna abbiamo Melche o Merche secondo le zone e Aton, Atena, Atene, eccetera, è l'antico Aton, nomi sempre fenici. E mediterraneo in generale, perciò anche sardi, ben inteso, perché tutti questi cognomi che abbiamo, di Atene o Azeni, è lo stesso cognome, è piena la Sardegna, ce ne sono migliaia e migliaia. Come mai è così radicato? È così radicato perché evidentemente era principalmente un cognome sardo, un nome sardo, radicato per il fatto che noi parlavamo una lingua mediterranea, ecco perché. Sono parole e cognomi mai importati dalla Sardegna tramite colonizzazione, come dicono i detrattori della cultura sarda. Prima della colonizzazione romana i sardi non avevano mai subito nessun imperio, perciò commerciavano nel Mediterraneo liberamente e perciò portavano e ricevevano cultura paritariamente. Questi cognomi talvolta li troviamo anche nel Mediterraneo, ma non sempre. Per esempio Saba è famosissimo, la regina di Saba, c'è in Israele, c'è in Libia, attualmente lo troviamo in Marocco, in Egitto, dappertutto, Saba. Perciò era un cognome, un nome antico che è diventato cognome, che è mediterraneo. E così dobbiamo. Figlia di Milcaton, Benu, Milcaton, Ben. Milcaton Bun. Beh, io lo scrivo mettendoci le vocali come Benu, in semitico Ben, figlio, in accadico Binu, in arabo Bin, Bin Laden, figlio di Laden. Bene, in italiano abbiamo Bene, il cognome Bene, sempre significa anticamente era figlio. Poi abbiamo in Sardegna il cognome Benassai. Benassai, che significa letteralmente figlio del deserto, questo è un altro cognome indicatore. Benu, perciò ce l'abbiamo in Sardegna, questo Benu. Su, Benu, su, sempre su, colui
di nuovo Benu, però qua va letto Banu, costruì. Che costruì? Banu, costruire, ha la stessa radice del figlio di Benu, di Ben. Cioè, come radice è sempre uguale, il figlio è una costruzione fatta dal padre e dalla madre. Perciò la stessa radice. Il quale costruì Nugura, nuovamente, il quale costruì Nora, cioè Saba, che dedica la stella di Nora, è il costruttore di Nora. E nessuno lo vuole ammettere, perché nessuno ha tradotto questa magnifica stella, che si legge tutta. Il quale costruì Banu Nugura Lipmi, che significa letteralmente di mia spontanea volontà.